quattro stagioni come fa ogni anno, anzi ultimamente lo facevo un po' più spesso perché tanto carina, mi viene a trovare spesso, ma ogni volta mette in questa bellissima valigia 8 paia di scarpe e poi non si sa mai che facesse tanto freddo a Torino, siamo in estate, si mette ovviamente tutto l'armadio a quattro stagioni. Che pazzesco! L'altra volta è venuta. Incredibile! Ho reso 2 giorni. Praticamente si era dimenticata il cerchietto alla stazione. Si era dimenticata il cerchietto alla stazione ed è tornata a prendere lo suo cerchietto che gliel'aveva regalato zia Teodora. Adesso inizierà sicuramente con le solite domande, quelle che fanno tutte le mani, insomma. Come va con il compagno? Ti vedo un po' sciupata? Stai mangiando? Ti sei riguardata? E poi tutte le domande sul lavoro. Il lavoro, la maternità, beh, ovvio, le mamme fanno così. Il lavoro, e poi farà ancora qualche domandina sul lavoro. Come sì, va? Mamma! Ciao, da quanto tempo! Come stai? Ciao! Che cerchietto? È un cuccio! Quando la mia si è finita, vedo bene. Ho fatto un giro, sono passati via da Rivaldi, c'è stato un sacco di gente. Beh, ma sì, perché... Tutti i negozi aperti! Ma mai, sono a Torino, cioè... Poi mi ha dato sto collo. Concertino da balconcino. Io nei mercanti tre. Ti porto la prossima domenica, è bellissima. Ah, fa la voce domenica. Ma come non ha niente da fare la gente? Cioè, veramente, quindi sono la prossima domenica. Adesso ti porto un po' in centro la Maria Ausiliatrice, la consolata. Io sto bene, non mamma. Si fa. No, mamma. Ma mangi! Ma dai, mamma. Cioè, sì, mangio. E lavoro! E quanto ti danno le maternità? Mamma. E poi ti devi sposare, sai che se la lucetta ci tiene. Sì, mamma, aspetta, cioè, come ti dicevo già al telefono, cioè, insomma, che maternità. Cioè, ho fatto un sacco di concorsi, però non è che ci spero tanto, capisci mamma? Insomma, comunque, se vuoi ti spiego meglio, magari durante la serata, cioè, non è che mi cavino così tantissimo con l'EMPA. Poi farà volontariato e contratti poco pro, insomma, si sa. Che stai a dire? Poco, vabbè, poi ti spiego meglio. Ma che ho portato le uova, quelle buone! Mamma, quanta roba hai messo in questa valigia? C'è la matriciana, ci sono i fagiolini dell'orto, le uova. Qui a Torino vabbè, non so cosa non posso mangiare tutte queste uova americane viaggiate 12 ore in treno. Guarda. Non per farmi affari fuori, non che voglio sapere. Ma sono da tanti anni. Ma non lavoro in ospedale, sono cance. Come la ricordo di Nino. Per venire qui, mi sono messo un po' nel mio paese, faccio come Angelina. L'Angelina? Conosce le persone. L'Angelina? Ma tu dici quella? Angelina, la figlia della nipote no, di dai, Angelina. Dai, la quella, no? Si può vedere. Ah, qui non così. C'ha pure le stigmate. Ciao, casa.
Ciccio, San Ciccio, San Ciccio, San Ciccio, scendi, entra nel corpo di chi sta femmina. San Ciccio, la tua umile serva devota ti chiama. Scendi, entra nel corpo della femmina. Dalle energia, energia. Io ti invoco, sono l'umile serva e ti faccio pure un sacrificio, San Ciccio. Un pollo. Un sacco della bestia. San Ciccio, arriva, usendo, muovi il corpo, muovi. Ecco, bravo, bravo. È sempre così faticoso. Mamma mia. Cose. E queste cose
Nell'ultima lezione ci accennava la dinamica delle tre istanze, delineandone aspetti critici e contraddizioni. Personalmente sono rimasto alquanto impressionato da quanto lei sa. Maestro, siamo ansiosi di ascoltarla nuovamente. Sì, bene, cominciamo. Come dicevo, l'essere spinge alla realizzazione del desiderio, mentre il superio impone inevitabilmente la rinuncia ad esso. Ed è chiaro, quindi, con queste due istanze c'è in continuo lotta tra di loro. Ed è l'io a rappresentare con la rinuncia il nostro terzo posto. Ma è, lei ci illumina con la profondità del suo pensiero. Nessuno, io dico nessuno, è in grado di superare. Oh, sì, va bene. Siete tutti pionieri di questa nuova scelta. Porterete in giro per il mondo l'attenzione per i fenomeni psichici. Beh, questo dopo di me, naturalmente. Ma sempre dopo di lei, Mario. Dottor Freud, devo dissentire. Questa cosa dell'inconscio, solo come rimossa, non mi convince granché. No. Cioè, voglio dire, io nell'inconscio vedo qualcosa di più ampio, di più grande, universale, un inconscio collettivo. Sì, va bene, dottor Liu. A mio avviso, lei dovrebbe studiare un po' di più, fare un po' più di esperienza. E non intendo esperienza con le donne. Dottor Freud, io sono davvero orgogliosa ed entusiasta di far parte di questa elite di privilegiati. La strada che lei ha aperto è perfetta per noi donne. So, io ne sono sicura, che in futuro saremo tantissime. D'altronde, noi siamo creative di natura, produciamo figli, il nostro corpo. E la psicologia davvero è la strada apposta, fatta apposta per noi. Grazie, dottor Freud. Se non erro, il dottor Freud nell'ultima lezione accennava anche all'invidia del pene. Sì, dicevo anche quello, ma ora mettiamoci tutti al lavoro. Andiamo alla ricerca di questo inconscio. E dunque, dottor Jung, tocca a lei. Che onore. Oggi è il suo turno. E uno, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sì. È successo ancora una volta. Ma come no? Ancora! Ma... Dove sono andati tutti? Andati. Perché vede, io nell'inconscio sì. Vedo qualcosa di grande. Grandissimo. Collettivo. L'inconscio collettivo. Collettivo, signore, andiamo. Sì, grandissimo. Grandissimo, guardi, passiamo di qua. Universale. Universale, sì, andiamo. Enorme. Lavoro.
odio così. Viviamo in tempi ben strani. 100 anni che esiste questo istituto e ora qualcuno viene a dirci che abbiamo sbagliato tutto. Domani faremo i bagagli. Questo istituto che ha rappresentato tanto per la nostra città dopo un secolo di cure rivolte ai malati di mente, chiude. Perché qualcuno si è messo in testa che basterà non fare nulla. Una pacca sulla spalla, qualche parola. Come se la follia fosse un gioco. Domani le persone che lei vede qui finiranno in strada, torneranno alle loro famiglie. Se le loro famiglie vivranno, ovviamente, se no. Ma collega, tutte queste persone che vediamo davanti a noi, che fine faranno? Chi si prenderà cura per tutti loro, ma per tutti loro e tutte le loro famiglie? Io non so, mi dica lei. La sua è una saggia domanda, collega, a cui non so rispondere. Ah, la follia! La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste. Ed esiste quanto la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare la ragione quanto la follia. E invece incarica una scienza, la psichiatria, per tradurre la follia in malattia, allo scopo di eliminarla. Proprio qui, il manicomio, trae la sua ragione. E questo? Che dice che la follia esiste? Ma chi è? Mamma, ma tu non l'hai riconosciuto? Quello è Franco da... Battiato, quello della gravità! Battiato, è la gravità! Mamma, è Franco Basaglia, quello della legge 180, quello della chiusura dei manicomi. E poi negli anni successivi, quello del TSO, della regolamentazione, e quello che ha istituito i centri di salute mentale, esatto, i centri di salute mentale. E poi, negli anni ancora dopo, gli sportelli degli psicologi gestiti dai tirocinanti. Grazie al lavoro! Beh, un po' così, insomma, tirocinanti, volontari, ce ne sono tantissimi. E un sacco di concorsi che si spera che vadano su giusta misura per te, si litiga un po' un posto. E poi intanto ci sono le regioni che mangiano i fondi a colazione. E, beh, però, insomma, in qualche modo si cerca di cavarsela. E... sai cosa mi viene in mente? Ma ti ricordi? Ti ricordi gli anni in cui ho fatto io psicologia? Ma certo, negli anni 90! Ma emozione quando ho fatto la prima! Ti ricordi? Ti ricordi? Ti ricordi? Ti ricordi, dottoressa? Comunque, adesso siamo qua. Adesso vi faccio vedere come erano gli anni 90. Ti spiego. Siamo qua. Aspettiamo, ancora. Oh, già ciao. Ciao. Benissimo. Anche voi qui? Sì. Anche noi qua. Anche noi qua, ancora. Ma aspetta, io lo sapevo, ma tu dicevi che volevi fare scienze politiche. Sì, hai ragione, dovevo fare scienze politiche, però poi mi piaceva l'idea di diventare psicologo. E poi, detta tra noi... La psicologia c'è molta più gnocca, Dunque, parliamo di cose serie. Sì. Sapete quanti iscritti siamo quest'anno, proprio solo al primo anno di psicologia? Quanti? 3.000! 3.000! Ma scusa, ma ci sarà poi per tutti? Boh. 3.000! No. Sì, ci sarà lavoro per tutti. Permesso?
Siete qui a bivaccare? Permesso? Dottoressa Volpe! Professor Gatto! Ma ha visto quanti iscritti quest'anno, eh? 3.000! Le università devono essere piene di studenti, brulicare di iscritti. Ma tutti questi studenti, alla fine del corso, ma dove li mettiamo? No, dico, professor Gatto, apriamo dei corsi di specializzazione, se non bastano, aumentiamo gli anni, ci inventeremo qualcosa. Guardi, dottoressa Volpe, sa che io sono un grande appassionato di cultura anglosassone. Mi è venuto in mente di aprire un bel master. Sa proprio di padronanza della professione. Allora anche uno stage. Potremmo metterli tutti in training. Ma noi ci capiamo, dottoressa Volpe. Training continuo. Continuo. Ma lei sa che adesso va di moda la chirurgia estetica, la bellezza protratta in tarda età, il botulino, tutte queste belle cose mi fanno pensare che più che continua, la formazione anche potrebbe essere eterna! Ma dottoressa voi, ma come ci capiamo? Ma allora? Formazione continua per te, ma i soldi li dai tutti a me. Madre, mi si spero di essere felice.